Les notes et les pauses se mêlent dans l'air, comme dans un tourbillon, et le temps s'en va très vite. Les dames et leur directrice, Barbara Grimaud, vont commencer avec un chant dans lequel, j'en suis sûre, quelqu'un parmi vous peut se reconnaître. On va vous chanter une histoire d'immigration. Oh, bien sûr, il s'agit d'un déplacement pas du tout extraordinaire. L'histoire, en effet, nous raconte d'une jeune fille à la recherche de travail. Elle va partir d'un petit village de montagne pour aller jusqu'à la ville d'Ost. Certes, dans la ville, il y a un tas d'occasions pour s'amuser. Mais la jeune fille n'est pas à l'aise. Elle pense toujours à son village et son cœur est inquiet. Annotazione per la giuria, il brano della seduta un tono sopra. Mon amour. Montagne va se taire.
Il Financial Times, il quotidiano anglosassone più famoso al mondo, ha recentemente pubblicato sul suo sito un articolo interamente dedicato a O Sole Mio. Il giornale ripercorre la storia della canzone dal 1898, anno in cui venne composta da Edoardo Capua, ad oggi mostrando come sia, nei fatti, la canzone più cantata della storia della musica. La storia di questa canzone è particolare. Pur essendo il canto simbolo di Napoli, un inno al sole, la sua musica non venne composta nella città partenopea, ma nella fredda e nerviosa Russia, per la precisione ad Odessa, in Ucraina. Il coro ve ne propone una versione elaborata per quattro voci femminili da Riccardo Giavino. O sole mio. Sole, in aria serena, dopo la
Sono tanti i brani ispirati alle vicende della guerra. Il motivo per continuare a cantarli è molto semplice, non dimenticare. L'ultimo brano in programma è legato alla Seconda Guerra Mondiale e richiama la classica melodia russa, quella che, al suono della balalaica, invita alle movimentate danze popolari di quel paese. I protagonisti di questa danza sono gli alpini delle divisioni Cuneense, Tridentina e Iulia. Ma la vera protagonista di questo canto è Yoska, la donna russa che ha compassione di questi uomini lontani migliaia di chilometri dalle loro case, uomini che nel momento del bisogno non possono avere vicine le loro donne. Yoska sa trasformarsi in mamma, moglie, morosa, sorella. Si sostituisce queste donne per alleviare la malinconia, la solitudine ed il dolore degli alpini. E alla fine sarà ancora Yoska a dar loro pietosa sepoltura nella fredda terra russa. Augurandovi un buon proseguimento di serata, vi lasciamo sulle note di Yoska la Rossa. Ma dove andere?